ritornare nelle piazze, tutti insieme. La situazione è molto preoccupante nella nostra regione, 23.000 persone hanno già perso il proprio lavoro, che sono tutti quelli che magari erano contratti a tempo determinato e non sono stati assunti, e altri circa 98.000-93.000 rischiano di perderlo nel momento in cui c'è lo sblocco dei licenziamenti. In questo momento così importante è il cambiamento per il mondo del lavoro. Ovviamente noi siamo in piazza in primis per chiedere al governo nazionale che proroghi il blocco dei licenziamenti e che in contemporanea determini, faccia una riforma degli ammortizzatori universali, degli ammortizzatori sociali che abbiano carattere universale, perché di fronte allo sblocco dei licenziamenti i lavoratori andranno anche accompagnati per essere riqualificati per un'altra attività. Quindi la prima cosa che noi chiediamo in piazza oggi è questa, e poi insieme a questa tutte le riforme a partire dal fisco, ma a partire anche dalle tante risorse che arrivano dal PNRR e quindi dall'Europa per ridisegnare le politiche di sviluppo del nostro paese. Noi sappiamo già che in Toscana siamo una delle zone più a rischio, avendo una quantità di manifatturiero fra i più alti d'Italia, ed avendo soprattutto molto manifatturiero legato al tessile, al moda, al commercio. È chiaro, sono i settori che hanno sofferto di più, che hanno lasciato naturalmente tanti già posti di lavoro già persi, che rischierebbero assolutamente altri posti di lavoro. In tutta Italia sono stati persi 1 milione di posti di lavoro, il Covid li ha portati via e non solo. Con questa mancata proroga si rischierebbe ulteriormente, anche perché la riforma degli ammortizzatori sociali sta tardando ad arrivare, ancora non ne abbiamo notizia, per cui noi non abbiamo chiesto un blocco totale, abbiamo chiesto un pochino più di tempo per poter arrivare ad avere anche una riforma equa degli ammortizzatori sociali. Questo sarebbe effettivamente qualcosa che credo che lo stesso Stato, l'Italia, non si può permettere.